a tale quale un grande nome internazionale, Concello Lady Gaga. Emozione, eh? Ti mancava solo Bradley. No, guarda, mi è venuta un'idea. Mettiti un attimo al pianoforte, perché il vero autentico Bradley Cooper italiano. Vieni, Vincenzo, vieni un attimo qua. Un secondo, dai. Vieni. Vabbè, ma mi devo prestare a questa cosa umiliante. Ma no, un attimo. Qua, un attimo qua. No, ma lo so benissimo, non so Bradley. Allora. Ah, qua. Allora, poi... Posso dire una cosa? Ma perché mi ha rovinato sto numero così bello? Ma è stata così brava. Fagli rivivere questa emozione. Con me. Faccela vivere. No. Mo sbaglia a cantare. Così, soltanto... Mo sbaglia a cantare. Sì. Non la emozionare. In the shallow, we're far from the shallow now. Ma così, qua. Dimmi Vincenzo, cosa ne pensi? Allora, mentre veramente Bradley Salemme dice che non ci hai fatto sentire la mancanza di Bradley Pitt, perché no, è Bradley in questo Cooper. Bradley Cooper, scusami. Sono confuso. Lo so, vabbè, ho sbagliato. Tu Salemme. Però devo dire una cosa, guarda, veramente emozionante, perché oltre alla somiglianza, perché poi mi dovete spiegare, sono fatti che i trucchi stasera non valgono. No, non ci sono. È tale qua. Le protesi abituali, perché è una cosa tecnica, non abbiamo potuto fare i calchi su di loro, e quindi... E poi volevo aggiungere che hai, oltre alla la voce somigliata, tu hai cantato bene, ma sei pazzesca. Grazie. Pazzesca!
Loretta. Sì, sì. No, è stata bravissima. E poi mi piace l'idea che sia accompagnata anche al pianoforte, perché tu sei stata al conservatorio, no? Sì. Posso chiederti se hai studiato anche canto al conservatorio? No. No, solo quindi canti di tuo così. Tu sì, ti sei svegliata una mattina e hai fatto shallow. Voglio provare tu. Vanessa. Brava. Io, guarda, brava. Non uso altre parole perché brava. Mai emozionato tanto, forse anche perché... una delle mie una delle artiste che più amo di più è Lady Gaga, ma eri favolosa, eri pazzesca. Infatti fa il programma con Gigi D'Alessio. Ero flashata da quello che vedevo. È un attimo da Lady Gaga. Brava. Non riesco. No, in realtà ti posso raccontare un retroscena, perché sì, con Vanessa ci siamo sentiti mentre stava certo, preparando questo programma, e mi ha detto: Lady Gaga non può, chi mi consigli? Okay. E io gli ho detto: beh, esatto, se non può Lady Gaga, Gigi D'Alessio. Esatto, è un attimo. Chiaramente, no. E il venerdì sera di Rai 1 sarà tutto vostro. Carlo, l'unica cosa velocemente, che è incredibile anche la somiglianza. Cioè, stavamo dicendo fra di noi che tutti loro hanno una somiglianza già forte, no? Quindi quando cantano si vede ancora di più, ma la somiglianza proprio è molto vicina a quello che è l'artista. Antonella? Io preferisco le imitazioni fatte con meno protesi, eccetera. La bravura delle nostre truccatrici si mette ancora più in evidenza. Ancora di più. E anche loro però, perché diventa molto importante il loro movimento facciale, perché non sono aiutati da niente altro, quindi anche cercare di essere più cicciotti o più magri eccetera è importantissimo. Io se vuoi ti dico una cosa televisiva, che a me questo format con queste persone normali, diciamo, che non fanno i cantanti ma che vengono qui e interpretano delle persone, mi sta piacendo da morire. Ti invidio un casino, ti invidio veramente. Bello, lo stiamo testando. È bello, Gigi? Veramente. Allora, per me Veronica sei proprio pazzesca a livello di bravura, hai una tecnica fortissima, poi suoni il pianoforte, quindi sai di cosa parlo. Io ho trovato una sola cosa falsa in tutto questo, la collana. Perché non pensavamo che la collana, ce lo siamo Giorgio, chiesti, ecco. Bradley Cooper, Cooper era tale e quale. Quando ha cantato lei, stavamo a tali e quali. Quando si è messo Vincenzo, quali e tali. Giorgio, per chiudere? Per chiudere, cosa vuoi chiudere, Carlo? Associati. Quando arriva il primo cantante che passa e comincia a fare il comico anche lui, non ci resta che la musica a noi, voglio dire. Come diceva il compagno Bradley Pitt. Scusa, sbagliato. Vabbè, però Bradley Pitt pure è buono, perché è bello. Bradley Pitt. È un misto di belli. E Bradley Pitt, forse è una sul vassoio della gente. Come diceva Bradley Pitt, mi sono emozionato. Qua, tale quale, una concorrente, che era la Schillaci, che aveva fatto una Lady Gaga talmente identica che addirittura era finita, come fake news, sul circuito web, scambiandola per la vera Lady Gaga. Non ce l'hai fatta rimpiangere, bravissima. Bene, vinse la puntata, tra l'altro. Accomodati pure, brava Veronica.